parlo della nostra, per i nostri 11 comuni, hanno messo a disposizione dell'avvio della Società della Salute 6 milioni di euro. Per il Comune di Empoli su quest'anno ci saranno quei 210 mila euro aggiuntivi. Questo per dire che questo avvio è un avvio dove alle amministrazioni comunali gli si chiedono molti soldi. Mi auguro che ci siano le condizioni di una gestione molto razionale di queste risorse, perché sappiamo bene che i vincoli del patto di stabilità riguardano complessivamente la spesa del comune e quindi è una di quelle cose nelle quali noi investiamo, ma che dobbiamo tenere monitorata con molta attenzione, perché davvero la spesa sociale, che poi è la maggioranza di quella che riguarda l'azione della Società della Salute, è una spesa che cresce. E lo dico chiudendo come ho chiuso l'intervento precedente: è una spesa sociale che cresce non perché viene gestita male, ma perché le funzioni sociali, soprattutto quelle delle residenze, sono in aumento, e questo porta di per sé costi di gestione e costi di gestione che sono quindi in crescita e in evoluzione. Naturalmente noi sappiamo bene che la qualità della vita dei nostri cittadini più deboli è il nostro obiettivo principale. Io credo sui buoni. Sì, facevo rispondere prima l'assessore alla domanda di Gracci, ormai poi. È una risposta di logica, perché se esiste. Vabbè, prego. Oh, scusate, cioè, Fruet, scusa un attimo, si cerca di dare un ordine un attimino. Ora, va bene, ormai faccio la domanda, però se no qui, come si dice, anarchia totale, non ci si capisce più niente. Ormai faccio la domanda, consigliere, e poi l'assessore risponderà a tutte. Se esistono o li avete i bilanci del centro assistenza in generale, centri di assistenza per gli handicappati? Ti potrei chiedere. Va bene, assessore doveva. Sì, una risposta di logica alla domanda che faceva il consigliere Gracci in relazione alle borse di studio. Cioè, il motivo per cui su 900 domande ne siano state accettate 500, secondo me è una vicenda tecnica che non riguarda però il tecnico del bilancio, cioè una vicenda riguarda tecnici, quindi sarà una graduatoria stilata con la regola di legge, e che evidentemente qualcuno non rientra nei canoni della domanda. Io mi immagino che questa sia la risposta corretta, poi ci si può anche ragionare sopra. No, perché quando viene istituito un fondo, se ci sono 900 che hanno diritto si divide per 900, se ce ne sono 500 si divide per 500. Bene. Allora si può aprire la discussione, ci sono altre domande? Allora, quindi la discussione è aperta, chi vuole intervenire ovviamente ne ha facoltà.
Sì, sì, l'intervento generale, gli ordini del giorno poi verranno illustrati, discussi secondo le consuete modalità alla fine della discussione generale, così come prevede il regolamento. Sì, consigliere, sulla... è questa. Sì. L'intervento è dedicato a quello, cioè alla discussione di carattere, diciamo, generale, insomma. Consigliere Baroncelli. No, no, parlo io perché l'ho detto prima, mi piace l'intervento perché ha anche di pagare. Non ho nemmeno problemi, va bene, come? No, divago nel senso dell'argomento, cioè largheggio intorno all'argomento perché si sta parlando di bilancio, si sta parlando di interventi, si sta parlando di infrastrutture, si sta parlando di quanto si parla, ci sarà un assessore dell'IDV e non ci sarà il consigliere rappresentante dell'IDV, non ci sarà nemmeno il consigliere e l'aggiunto della consulta che ora si chiama Consiglio degli Stranieri e sinceramente io devo dire che quando in un altro periodo storico della mia vita ebbi 4.700 rotte preferenze, però lavoravo, però siccome tutti lavoravano come lavoravo io, allora tutti volevano fare consigli comunali e i consigli di quartiere volevano fare dopo cena. Guarda caso, dopo cena io insegnavo karate e quindi non solo avevo problemi il giorno, ma avevo problemi anche la sera e feci la cosa più normale di questo mondo, mi dimisi e ritornai a fare le cose che avevo da fare tutti i giorni. Allora qui noi ci si trova in una situazione che si discute di bilancio, ci sono assessori dell'IDV, si discute di un bilancio da giorni e si comincia dalla mattina e tutta una serie di rappresentanti hanno preso anche il 10% a quanto pare di preferenza, a tutt'oggi in questo Consiglio Comunale non si è sentito il loro intervento, mentre si sente l'intervento dell'opposizione. Le opposizioni le dico prima di sinistra perché sennò mi viene di dire alternativo, e l'opposizione di centrodestra. Ora, com'è possibile che quando si parla di bilancio, e noi ci siamo ritrovati l'altro giorno e io l'ho contestato dentro e anche fuori da questi scranni in cui dicevo che un emendamento fatto alla sinistra, punto, che poi dopo è stato recepito non in bilancio, è stato portato avanti come emendamento dall'IDV sul bilancio stesso. Dico, ma questa amministrazione come si sta muovendo? Perché una forza che è di governo e presenta un emendamento sul bilancio quando si prevederebbe che all'interno di bilancio quell'emendamento non ci dovrebbe essere, perché dovrebbe essere parte integrante di bilancio. Come io voglio dire ai colleghi della sinistra che quando si propone una cosa e si fa una battaglia per come le sta fatta nella passata legislatura, ma anche in questa, in cui si chiede determinate cose e che poi dopo si faccia emendare un bilancio da una forza e queste cose non aveva proposte, sinceramente mi lascia, non perplesso, mi lascia decisamente anche di più. Perché noi si è visto che in questo bilancio vengano a mancare tutta una serie di interventi e oppure ci sono degli interventi che vanno a gravare sulle famiglie e sul sociale, mentre si parla di interventi di 5 milioni di euro in più rispetto alla passata legislatura. Si è fatto gli interventi e si è detto che il sistema ISE è un sistema che non funziona, nonostante tutto si continua a sostenere il sistema ISE, non si tocca, anzi non si va nemmeno a controllare quelle persone che attraverso l'ISE usano dei metodi che poi dopo vanno a aggravare le persone che effettivamente sono oneste in questa società, che avrebbero bisogno di un intervento da parte della collettività. Noi il sistema ISE non si può cambiare, non si vuole essere che con l'ISE ci sia non delle autocertificazioni, ma ci sia delle pezze d'appoggio che ci facciano vedere se queste persone hanno un reddito sommerso, se hanno delle case di proprietà o che siano vive da un'altra parte. No, per noi il sistema ISE ci serve per dire allora c'è tutta una serie di persone che stanno peggio
che poi si va a vedere quando si assegna le aste popolari o quant'altro, quelli che stanno peggio viaggiano in Mercedes e quelli che stanno meglio un sanno come fa a